Allora, noi oggi guarderemo alcuni video, se non sbaglio su 5, di autori diversi, per affrontare comunque un tema che è comune a tutti questi artisti. Okay? Come vi ho detto la volta scorsa, è ovvio che io quest'anno farò una forzatura, cioè nel senso che sto andando a sceglierli tutti gli artisti che a me interessano per il ragionamento che sto facendo con voi. Chiaro? Così che noi alla fine, diciamo, di questo percorso di incontri che stiamo facendo insieme, noi possiamo avere dei riferimenti storici di alcune produzioni che in qualche modo hanno avuto a che fare con l'utilizzo del mezzo video, o comunque con un linguaggio che vi siete accorti che spesso io parlo pure di pittori, anche di, non soltanto di video artisti. Alla fine di questo percorso noi ci accorgeremo che in fondo un'esperienza che è maturata in un periodo storico, che è quello che va dalla fine degli anni 60 agli inizi degli anni 70, ha coinvolto una serie di protagonisti della scena culturale di quegli anni, persone che ancora oggi dettano il sistema dell'arte e in fondo ne determinano anche le conseguenze, l'insegnamento, che in fondo non conta lo strumento, ma conta il concetto che c'è dietro. E quindi lo strumento, in fondo il medium, non è altro che l'occasione per mettere in luce una nostra considerazione, un nostro pensiero. Siamo dell'idea che qualsiasi linguaggio che noi andremo a utilizzare sarà opportuno, okay, nel ragionamento che facciamo. Poi è ovvio che noi, poiché questo è il corso di video installazione, tutto quello che noi andremo a pensare sarà sempre una estrema video installazione. Okay? Poi capiamo piano piano, un po' già l'abbiamo capito, perché dico estrema. No? Quindi vi ripeto che quando dico estrema ha a che fare con quegli esempi che già ci siamo fatti, come quando vi citavo il quadro di Jasper Johns, Flag, in cui l'artista non aveva più intenzione di realizzare un dipinto, ma il suo interesse era quello di realizzare una bandiera. Okay? Quindi il quadro diventa bandiera, intanto perché è rappresentazione di una bandiera, ma perché ha la forma della bandiera, okay? Perché della stessa, potremmo dire, natura del linguaggio della bandiera, okay? Come anche gli altri esempi che vi ho fatto, quando pensiamo al pavimento di Carl Andre, quel pavimento non è più una scultura, ma è un pavimento. Il video che noi andremo a realizzare non sarà più un video, ma una visione. Ok? Io voglio farvi vedere questo video. Il lavoro che adesso vi faccio vedere. È un happening celebre di Brasenauer, dove in effetti Corben non fa altro che attraversare questa linea, perché tende a ricostruire una forma geometrica elementare, nel caso specifico un quadrato. Rispetto alle forme geometriche e alle forme geometriche elementari, come vi ricordate, noi accennammo a come anche tutto il... Ah, ma ci sono altri adepti. Vi consiglio di mettervi di qua per vedere un po', anche se piccolino,
qualche minuto. L'indagine delle forme geometriche elementari ha affascinato diversi artisti. Ha a che fare sicuramente con una indagine minimale della ricognizione, diciamo, creativa di ogni forma di linguaggio, no? In fondo pure a scuola ci insegnano prima le figure geometriche elementari, poi ci insegnano i solidi e poi magari come queste figure semplici o complesse interagiscono nello spazio, no? Considerate che questo particolare interesse verso le forme geometriche elementari accomuna diverse anche esperienze di quegli anni. Pensate per esempio al lavoro di Richard Long, quindi parliamo della land art. Realizzare delle spirali o delle forme geometriche elementari come il cerchio. Queste esigenze hanno a che fare con questo ceppo comune in cui una serie di artisti cominciano a identificarsi, quindi con una ricerca minimale di forme che possono essere arcaiche, di origine primitiva e che possono in qualche modo innescare dei ragionamenti nuovi. Percorrere un quadrato in qualche modo significa disegnarlo, quindi l'azione di scrivere col proprio corpo un quadrato è non molto differente, consentitemi se siete d'accordo, dell'idea di fare una bandiera come quadro, no? Il ragionamento non è molto distante, ok? Da quello che abbiamo fatto finora. Quindi l'artista in qualche modo fa disegnare attraverso il suo percorso una forma elementare come quella del quadrato. Se noi andiamo avanti, voglio farvi vedere un altro lavoro. Come? Lusunawa. Questo lavoro di Joseph Beuys. Se vi ricordate, noi la volta scorsa abbiamo fatto un po' di riflessioni su quelle che erano le intenzioni di molti artisti di quel periodo storico, quindi parliamo sempre degli anni 60, alla fine degli anni 60, inizio anni 70, di quel gruppo storico che in fondo cominciava a mettersi insieme perché era un atto, come abbiamo detto, una rivoluzione culturale, e che in fondo aveva l'esigenza di mettere in luce vari aspetti che fino a quel tempo erano stati messi in ombra o che sicuramente si sente un po' l'audio, eh? Vediamo se si riesce a fare. Ah, no, sta al massimo. Quando abbiamo guardato i vostri colleghi questo video, io ho fatto una domanda che faccio anche a voi, ma questo tipo di azione che vi fa venire in mente? Però ragazzi, quando faccio la domanda, rispondete sempre. Il cervello, cioè, ah? Questo bombardato dalla televisione, no? Questo picchiettare, okay. Quindi diciamo questo bombardamento mediatico. Un bombardamento mediatico, voi dite? Sì. Sì, come no? Bisogna vederlo meglio. Allora, diciamo qualche altro elemento, questo sicuramente il bombardamento mediatico, no, questo dare a pugni essere bombardati, no, dall'informazione, quindi avete centrato appieno il primo punto, diciamo, che l'artista mette sicuramente in risalto. Cos'altro c'è? Qualcosa che ha più a che fare, cioè non pensate che mo voi siete artisti, allora vabbè, siete già affinati, chissà già tutto poi. Cioè pensate che siete persone comuni, che lo siete, no, e vedono questo davanti alla televisione che si prende a cazzotti, diciamo. Cioè voi che pensate?
bravissimo, non sta bene. Okay. Quindi non evitiamo di dire le cose più normali, cioè, che ci aiutano al ragionamento che dobbiamo fare. Non sta bene, quindi è un pazzo. Quindi se è un pazzo, diciamo, siamo davanti alla manifestazione psicotica di un malato mentale. Allora, noi dobbiamo pensare questo, che quando abbiamo parlato la volta scorsa del collettivo Art Farm, abbiamo detto che quel collettivo con il loro furgone andavano un po' dappertutto a fare la controinformazione e quindi facevano questo lavoro pacifista di informazione e dire guardate, non è vero che in America, cioè che gli americani e il Vietnam stanno vincendo, stanno i ragazzi che muoiono, i Vietcong ci stanno facendo, cioè quindi nomi e cognomi di tutti i morti, fonti certe dei familiari, i nomi delle madri e dei padri, questo tipo di azione che andavano a fare e quindi di ricostruzione anche dell'apparato televisivo, perché loro poi realizzavano dei veri e propri documentari che erano una rielaborazione veritiera di ciò che era invece una informazione fasulla di quello che era il dato reale. Se è vero che c'era questo interesse per quella che era, abbiamo detto, l'emancipazione sessuale, i diritti agli omosessuali, la guerra e quindi il pacifismo, c'era anche una riflessione su quelli che erano i grandi contenitori del disagio sociale, che erano due, il manicomio e il carcere. E vedete, non è che siano cambiate. Sì, i manicomi, grazie al cielo, non ci sono più in Italia. Dobbiamo ringraziare il dottor Basaglia che cominciò a ipotizzare la possibilità di mettere in piedi una struttura psichiatrica di tipo democratico e quindi superamento, diciamo, del contenitore buco cassonetto munnezza, diciamo, psichiatrico in cui buttare tutto ciò che poteva infastidire colui che era sano di mente. E quindi Basaglia porta avanti una riflessione sempre che viene da una spinta rivoluzionaria che in quegli anni, parliamo sempre degli anni 60-70, veniva da oltreoceano e quindi che interessava. Vedete, anche se non c'era internet, si riuscì a creare una rete di comunicazione tra l'America e l'Europa favolosa e quindi non a caso molte delle produzioni artistiche, ma anche letterarie e comunque intellettuali che sono state prodotte in quegli anni, in fondo erano accomunate da un desiderio di libertà, okay? Quindi mettere libertà laddove c'era oppressione, mettere luce dove c'era una condizione di tenebra. È ovvio che lo si faceva nella modalità che caratterizza ogni artista, quindi attraverso il proprio linguaggio, attraverso la propria espressione. Quindi nel lavoro di Beuys, io penso che voi conoscete bene molte produzioni di Beuys, il limite della sua azione performativa installativa è quasi quello del limite psichiatrico, cioè molta sua produzione è quasi da malato psichiatrico. Voi non so se avete mai visitato un centro psichiatrico, un centro diurno o una RSA, qualche struttura psichiatrica, e accorgerete che di frequente possibile trovare persone che litigano con il televisore, cioè è un'immagine frequente. Quindi tutto questo immaginario, certo che poi c'è un riferimento politico, come voi mettevate in luce, no? quel cazzottare della televisione per prendere a pugni, potremmo dire, l'utente che subisce. Infatti l'artista, come vedete, non reagisce se non ai colpi stessi che viene a imporre a se stesso. E quindi, diciamo, la riflessione, vedete, che
e ci accorgeremo dagli altri lavori che vi farò vedere, è sempre quella di fare un ragionamento di liberazione di alcuni schemi che vengono considerati di disagio, perché nel disagio sociale c'è spesso la soluzione creativa di problematiche più complesse e quindi di interessi più grossi che sono dietro a quei disagi. Noi sappiamo per esempio che il carcere italiano è sovraffollato, però noi spesso, noi proprio come la nostra generazione, è una generazione superficiale, un po' mediocre, perché ha perso il contatto, diciamo, con il disagio, a meno che non lo vivi in prima persona, o perché sei tossico, o perché tiene qualche problematica familiare, ma altrimenti questi contenitori che sono stati creati ormai da qualche anno tutelano, potremmo dire, quello che è, diciamo, l'esperienza diretta con la sofferenza. Allora, noi sappiamo che se uno si ammala di Alzheimer, perché questo è ingestibile, no? Anche se è nostra madre, nostro padre, la prima cosa che si ipotizza è ospedalizzarlo, perché è un individuo che ormai sembra solo fastidio, non è più produttivo, cioè non serve a niente, voglio dire, la pensione tanto comunque eventualmente te la prendi lo stesso. Quindi c'è questa idea, no, che esternalizzare qualsiasi cosa può essere una soluzione a un disagio che noi viviamo, no? La stessa cosa, voglio dire, avviene per la delinquenza. Noi sappiamo che la maggior parte dei carceri ci stanno tossicodipendenti e extracomunitari, cioè i grandi delinquenti poi sono pochi, diciamo. Quindi piuttosto magari che incentivare una soluzione, no, di recupero sia per il delinquente che per il tossicodipendente, si tende in genere a opprimere e quindi a chiudere, perché c'è l'idea di cancellare. Questi artisti quello che era cancellato lo mettevano in luce, ok? Tutto quello che veniva rimosso dai media, dall'informazione, dall'esperienza personale che ogni giorno tu facevi, loro lo mettevano in luce. Nell'altro video che ora vi faccio, volontari, ci sono associazioni che si adoperano affinché il disagio pure dei detenuti in qualche modo venga messo alla luce, anche se oggi io vi sto parlando di queste cose è perché c'è la volontà di mettere in luce delle cose, no? Se no, vi parlerei di altro, voglio dire, no? Quindi sicuramente la volontà di affrontare dei temi c'è, però è anche vero che oggi, a differenza di quegli anni, c'è una impermeabilizzazione superiore che ci impedisce di interessarci a dei temi, ok? Anche se vi ricordate come invece vedere quel video la volta scorsa dei bombardamenti che quelli ritacchiavano, insomma, quindi oppure di vedere immagini di stragi mentre uno mangia, no? Voi considerate che la televisione era nascente, il palinsesto era nascente, quindi le considerazioni che fa Boyce, ad esempio, in questo lavoro sono assolutamente di tipo profetico. Perché guardate che la televisione non è che bombardava veramente come quei cazzotti che lui si dà. Sì, cominciava a dare qualche informazione che era deviante, che era in qualche modo fuorviante da un tema di realtà. Però non è come ora, che abbiamo 50.000 canali televisivi, che ci abbiamo avuto Berlusconi. Cioè, non è come ora. Quindi considerate che il lavoro di questi artisti era molto, molto avanti dal punto di vista della riflessione e della considerazione del pericolo e del rischio che questi strumenti potevano creare nell'uomo. Quindi l'uomo davanti all'apparecchio televisivo, e quindi quello che lui in qualche modo mette in scena, è una riflessione assolutamente contemporanea di quello che poi è accaduto, non tanto di quello che stava accadendo. Non so se è chiaro, ragazzi. Cioè oggi noi la capiamo perché sì, siamo bombardati. Ma all'epoca non è che si veniva così bombardati. Considerate che fino a pochi anni fa c'erano quei canali. Stiamo parlando di pochi anni fa. Quindi è chiaro che questo tipo di considerazione, come vi disse l'altra volta di Alberto Grifi, quando anche lui cominciava a fare le sue produzioni alternative al sistema informativo, è certo che sono grandi intuizioni.
del tempo in cui questi uomini li hanno pensati. Chiaro? L'altro video che voglio farvi vedere è un po' chiama il discorso che ci siamo fatti, è questa azione performativa di Charlotte Goodman che fa con che fa per Nanjun Paik. Conoscete tutti Nanjun Paik, è inutile che vi dica chi è. Mettiamo a schermo intero. E vedete anche in questo lavoro è venuta l'immagine della violoncellista, cioè si vedeva che è una donna. Questa Charlotte, sapete che è stata arrestata negli anni 60 perché in una di queste azioni che fece insieme al video artista Nanjun Paik, lei era a dorso nudo, quindi si vedevano i segni. Per questa cosa fu arrestata. Stiamo parlando dell'America, non del Vaticano, in Italia, non male. Quindi immaginate il contesto storico in cui avvengono queste cose e il forte moralismo americano, che sembra strano, ma che in quei tempi era molto pressante, molto presente. È anche vero che il lavoro di Paik poi dopo si è ristabilito e si è condotto in una maniera assolutamente distante anche da quello che è l'azione performativa. Infatti questo tipo di produzione di Paik risente di quel contesto fluxus in cui lui nasce insieme ad altri artisti. Dopo vi farò vedere anche il lavoro di Yoko Ono, più celebre come moglie, come compagna di John Lennon e non come artista contemporanea, anche se è un artista molto bravo, di grande qualità. Paik inizialmente quindi è una produzione di video happening, ok? Utilizzerà spesso dei magneti, come dicevo la volta scorsa, per modificare il linguaggio della trasmissione televisiva e soprattutto in questo lavoro, vedete, anche questo è un lavoro, come spesso abbiamo sentito dire, tautologico, cioè quella cassa, diciamo, di violoncello fatta da quei monitor in fondo non riprende altro che la stessa immagine che noi vediamo, cioè della ragazza ripresa col violoncello. Quindi crea questo cortocircuito, potremmo dire, e in fondo non è molto diverso dal lavoro Flag di Jasper Johnson, no? In fondo è il violoncello, è il violoncello, la bandiera è la bandiera. Quindi anche in questo caso la tecnologia video poteva lui mettere un paesaggio, non so, quei televisori avrebbe voluto mettere qualsiasi cosa, no? Invece riprende la stessa immagine che tu stai vedendo, ok? E quindi c'è sempre questa modalità minimale di proporre ciò che già è proposto in sé dalla forma rappresentata, ok? Quindi nel giocare su questo cortocircuito che spesso avviene nella produzione di questi anni, in fondo si gioca un po' tutta questa produzione. Ora vi voglio far vedere il lavoro di uno dei lavori di Yoko Ono e mi è utile per dirvi delle cose. È ovvio che Yoko Ono ha prodotto tantissime cose. Prendiamo a prestito questo lavoro per fare alcune considerazioni. Guardate, anche queste scritte, le vedete dei titoli, sono assolutamente fluxus, ok? È la tipica impostazione di comunicazione del movimento fluxus. Okay? Queste lettere, vedete, che poi vengono riprese da altri artisti, anche contemporanei. Se vi ricordate, quando abbiamo accennato a quello che era il cinema, soprattutto il cinema hollywoodiano, noi abbiamo detto, non vorrei ripetervi, ma il classico schema dell'inizio del colpo di scena e della fine, ricordate? Ok?
che in fondo questi sono i tre elementi, diciamo i tre ingredienti per fare un film hollywoodiano. Okay? Un buon inizio, un buon colpo di scena e un buon finale. In effetti molta della produzione di video arte di quegli anni, ma anche, devo dire, attuale, quindi assolutamente contemporanea, in fondo non ha fatto altro, parte di questa produzione, di creare come un ipertesto, uno spaccato, come mettere una lente di ingrandimento su pochi fotogrammi di un film. Quasi tutta la produzione video di Andy Warhol, per esempio, non so se voi la conoscete, se qualcuno di voi ha avuto modo di visionarla, di vedere almeno uno di queste sue produzioni, in fondo sono dei lavori molto noiosi che riprendono azioni di tipo quotidiano, come dormire, mangiare, parlare al telefono, cose del genere. È ovvio che se all'interno di un film la ripresa, e quindi la scena di un uomo che dorme dura 10 secondi e invece in un film di Warhol dura un'ora, capite che lì è stata messa una lente di ingrandimento, e quindi potremmo dire si è creato come una sorta di ipertesto all'interno di quella che è l'idea del cinema, e quindi l'elemento più insignificante del racconto cinematografico diventa invece spunto di estremo interesse per i video artisti. Ok? Quindi accendere un fiammifero diventa un lavoro di videoarte, attraverso il rallenti, attraverso la scelta dell'inquadratura, attraverso l'idea stessa di scegliere quell'azione così comune e così quotidiana. Quindi potremmo dire che molta produzione di videoarte in fondo è un po' legata a questo tipo di intuizione, quello di prendere una cosa semplice e allargarla, ingrandirla così tanto da farla diventare così importante. Ok ragazzi, lo spengo perché dura ancora un po', però è sempre il fiammifero. Come ultimo lavoro che voglio farvi vedere, no, è l'ultimo, scusate, è questo qui, Ulay e Abramovich. Portiamo di nuovo altre considerazioni, perché mi fa piacere insieme a voi poter ragionare sui lavori che guardiamo. Io mi rendo conto dell'orario, ragazzi, che siete stanchi, però sforziamoci ancora un pochino per fare qualche altra riflessione. Se siete proprio che ce la chiudo, addormentatevi. Allora, malati di mente? Suati di pazzi. Quindi sicuramente un po' sembrano, no? Altri due pazzi. Allora, due esauriti. Una coppia scoppiata. Allora, analizziamo qualche altro elemento. Il suo corpo o il corpo anche di altri. Ok? Fino agli estremi limiti. Ok? Quindi come diceva Scarlett, alla fine questo sfogo orale viene a finire, perché proprio le corde vocali a un certo punto non emettono più suono. E quindi abbiamo parlato quindi della psichiatria, giusto? Che ritorna in molti lavori della Abramovich. Abbiamo detto l'elemento della coppia, in questo caso è un uomo e una donna, quindi c'è il femminile e il maschile. C'è l'elemento della comunicazione, perché due persone che si urlano comunicano, ma allo stesso tempo forse non comunicano. No? Quindi è una comunicazione non comunicazione. Quindi vedete come nel lavoro, io credo in questo, che spesso la qualità di un'opera d'arte, l'elemento del cortocircuito è indispensabile. Quando tu riesci a innescare questa voce, cioè nel senso comunichi senza comunicare, okay. Oppure questo portare alle estreme conseguenze un'azione normale come urlare, cioè tutta questa serie di elementi messi insieme o anche singolarmente sono così, diventano così forti che determinano l'esistenza dell'opera d'arte. Ok?
cane. Altrimenti sarebbe rimasto un esercizio, voglio dire, un esperimento ludico. No, invece questa serie di elementi messi insieme rendono eccezionale questo tipo di produzione, questo tipo di lavoro. Anche volersi imporre su qualcun altro, alzare la voce. Anche, assolutamente. E quindi c'è anche l'elemento, ancora una volta, della violenza, che spesso è un tema utilizzato. La violenza contro i detenuti, la violenza contro il malato psichiatrico, o l'avone cascopo e capon per l'acqua. Cioè, lasciati in cattività, in condizioni disumane, la discriminazione razziale. Cioè, tutta questa storia qui ha sempre a che fare, molto spesso, con l'elemento della violenza. Ora voglio farvi vedere quest'altro lavoro di... Ma voi già l'avete visto però, Pilotti Disse, giusto? Sì. Però qualcuno di voi non l'aveva visto. Ce lo guardiamo. Siamo arrivati quasi alla fine. Dove sta? Eccola qua. Come vi ho detto, Pilotti Ris a me interessa come artista perché ha lavorato spesso su questa combinazione del mezzo video, del classico performativo. Devo dire che spesso lo fa più in ambiti istituzionali, come quando invitano a qualche biennale, però la sua immagine, quindi immagine spesso riconosciuta come immagine femminile, che in qualche modo subisce, diciamo, l'effimero. Okay. Un po' il tema della mercificazione del corpo femminile. Per esempio, questo lavoro di Pilotti Ris è un lavoro molto recente, non so mai, credo sia intorno al 2000, non ho visto la data. Però, perché ve lo faccio vedere? Perché comunque, ancora una volta, un lavoro così recente, all'interno di questo lavoro ci sono ancora, potremmo dire, gli stessi elementi di cui abbiamo parlato. La donna, l'utilizzo del corpo della donna. Quindi la mercificazione e tutto quello che ci passa. L'idea... Vabbè, non voglio condizionarvi la risposta. Poi un'altra cosa, è anche vero che, per esempio, considerate che lei, Mo Scarlett faceva delle riflessioni. Questi sono artisti giovanissimi. Cioè, è probabile che poi ogni lavoro di un artista dietro ci stanno stratificazioni, ci sono livelli di lettura. Buono, sicuramente per tanti degli artisti rimane un riferimento. Potrebbe essere una citazione, una citazione quasi. Infatti dall'altro mi dicevi il lavoro di Ogo, andatevelo a vedere, che ha fatto cose veramente interessanti. Quindi, come dicevamo prima, ci sta anche, come abbiamo detto prima, ci sta anche l'elemento amatoriale, no? Del video amatoriale, del video non solo amatoriale, ma vedete anche a contenuti sessuali, no? Sapete che spesso pure su YouTube basta mettere magari un'immagine che si intravede un po' il corpo femminile, che automaticamente il video diventa più cliccato. Senso. Questo ha a che fare sempre, no, con la mercificazione del corpo femminile. Cioè, dovrei mettere come prima immagine di blu, no, sicuramente attira di più. È un po' tutta la sua produzione, è sempre un po' legata a questa ricostruzione di un corpo, diciamo, femminile all'interno, diciamo, della...
dell'humus mediatico che ormai è più quello di internet. Poi, come dicevo, la cosa bella di Pinotti Rissi, che è un'altra cosa che voi potete fare facilmente, è che tutta la sua produzione video la trovate sia su Vimeo che su YouTube, tutto. Cioè lei pubblica qualsiasi cosa. Quindi l'altro invito è quello anche, non so chi...